video recensione. Oggi sono qui per parlarvi dei primi due volumi di una serie manga edita da Planet Manga, di cui è uscito il terzo nel corso del mese di marzo. È un manga di genere shoujo, scritto e disegnato da Kao Miyasaka, e sto parlando dei volumi 1 e 2 della Promessa della Rosa. Allora, la Miyasaka è un'autrice che ha lasciato in me un imprinting positivo, perché quando ero ancora giovane lessi Lui, il primo amore, sempre edito da Planet Manga, e mi piacque. Fu uno dei primi manga shoujo che mi presero bene durante la lettura. Così, quando sono uscite altre sue opere, le ho lette. Più di recente ho cominciato a recuperare uno su 100.000, sempre edito da Planet Manga. Quando è stato annunciato l'uscita di La Promessa della Rosa, sapevo che prima o poi ci sarei caduta, perché appunto provo un certo tipo di affetto nei confronti della Miyasaka come autrice, che però è una di quelle autrici che hanno una bella mente, delle idee interessanti, anche per chi non è un particolare amante del genere shoujo, ma che non sempre si applica. Nel senso che in corso d'opera l'uso dei cliché del genere che Miyasaka fa potrebbe risultare un po' stucchevole. La Promessa della Rosa è, alla luce di questi primi due volumi, un buon esempio di questo, ma adesso entrerò nel merito per spiegarvi come mai la penso così. Allora, innanzitutto la protagonista di questa storia è Iroha, è una ragazza rimasta orfana che vive con la matrigna e la sorellastra. Queste due donne non l'hanno particolarmente in simpatia, e il loro desiderio è quello di liberarsi di lei, e quale miglior modo se non trovarle marito e farla andare via da casa. Il problema però è che Iroha, fin da piccola, ha una cicatrice sulla schiena, ha questo sfregio sul suo corpo che è il motivo per cui le è sempre stato detto che non sarebbe riuscita a trovare un buon marito, un uomo di buona famiglia con il quale sposarsi, per il fatto che questo difetto fisico appunto glielo avrebbe impedito. Nonostante questo, un uomo molto più grande di lei va dalla sua matrigna per chiederla in sposa e decidono dunque di far sposare Iroha a quest'uomo. Però, plot twist, interviene un ragazzo bello e tenebroso che è il duca Retsu Shiranui, che va a casa di Iroha, la chiede in sposa promettendole alla sua famiglia di pagare la cifra di denaro che loro desiderano per poterla avere come sua moglie. Quindi lui vuole così tanto sposare questa ragazza che è disposto a pagare qualsiasi cifra pur di averla e pur di far rompere la promessa di matrimonio che lei aveva già accettato da parte di quest'altro uomo. La matrigna accetta e propone un patto a Iroha. Dal momento che ha comunque questa cicatrice sulla schiena, quando il duca Retsu si accorgerà di questo suo particolare fisico, probabilmente non vorrà più mandare avanti il matrimonio. Quindi Iroha cosa deve fare? Riuscire a sposarlo, fare in modo che la sua famiglia riceva il denaro, poi quando il matrimonio non andrà avanti, Iroha potrà essere libera, non dovrà più tornare a casa della matrigna, potrà fare quello che vorrà, perché tramite i soldi della sua dote si comprerà sostanzialmente la libertà. E la nostra protagonista è una ragazza non come le altre, è una giovane che non rispetta tutte quelle che sono le regole della società, che non ha mai pensato al matrimonio, anche perché credeva che nessuno l'avrebbe mai voluto con il suo difetto fisico, che desidera molto di più la libertà piuttosto che avere appunto un matrimonio che funziona. E ci troviamo di fronte appunto a questo personaggio femminile che, come premessa, ha l'essere ribelle, l'essere un po' scapestrata, non riuscire mai a comportarsi a modo per una signorina, insomma. Ma nonostante queste caratteristiche, finisce con l'abbracciare lo stereotipo della protagonista del manga shoujo. Perché? Perché è sì, ribelle, è un po' svampita, inciampa, si mette sempre in situazioni in cui non dovrebbe mettersi, e però di fronte a questo ragazzo tenebroso, oscuro, bellissimo, si invaghisce. E queste sono un po' le premesse tipiche dei manga di genere shoujo, di puro intrattenimento. Lui è un ragazzo tenebroso che sembra oscuro, che non si capisce per quale motivo voglia sposarla così ardentemente, e lei ci casca, soprattutto quando lui le mostra che sa essere anche dolce, sa essere anche un ragazzo romantico. Questa, la situazione che ci viene presentata
nel primo volume di quest'opera è una situazione molto molto cliché, è una di quelle che fa chiedere al lettore, ma perché? Cioè, perché così si innamorano, si invaghiscono? Perché prima lei è un amante della libertà e poi improvvisamente diventa un amante di questo fusto che le si presenta a casa? Cioè, diciamo che le premesse della storia potrebbero far pensare che ci troviamo di fronte a uno di quei manga shoujo super romantici, completamente incentrati sui due personaggi principali e che campano di tutta questa serie di cliché che sono appunto i classici espedienti narrativi delle storie, delle commedie romantiche giapponesi. Ho trovato questo volume un pochino debole proprio per il fatto che la Miyasaka cerca di inserirvi degli elementi di mistero. Ci sono delle cose che rimangono in sospeso, che non vengono dette, e non ho fatto spoiler perché è chiaro fin dall'inizio in realtà, però nelle prime pagine anche l'identità di Retsu, il protagonista maschile, viene tenuta segreta, si scopre soltanto dopo un po' di pagine che è davvero lui, anche se intuibile fin dal principio. Questo alone di mistero però funziona solo in parte, perché tante delle cose che rimangono sospese, appunto proprio per creare un pochino di intrigo subito fin dall'inizio, in realtà sono abbastanza intuibili. E questo rende il primo numero, secondo me, un po' debole, pur da parte di un lettore, secondo me, che apprezza tutti quanti i cliché che vengono usati. Le cose cambiano un po' nel corso del secondo volume, perché finalmente vengono date un po' di risposte, sappiamo un po' di background, soprattutto che riguarda il protagonista maschile, e questo secondo volume si conclude con un cliffhanger. Cliffhanger che non vi anticipo perché insomma non voglio rovinare la sorpresa a chi è interessato a questo genere di storia. Beh, è un cliffhanger che anticipa che verrà aggiunto un po' di pepe all'interno di questa storia e che finalmente sta ingranando anche quella che è la trama vera, la ciccia vera di questa serie, che però può essere intuibile anche questo in realtà. Adesso io non ho letto il terzo volume, non sono il mago Telma, non prevedo il futuro, perciò non so se la mia intuizione è giusta o no, ma visto come sono andati questi primi due volumi, credo che possa risultare un po', non dico scontato, ma appunto intuibile qual è la direzione che sta prendendo questo arco narrativo della storia. Nonostante quelle che sono le mie riserve nei suoi confronti, però ho l'impressione che stia ingranando pian piano la trama, anche perché è una serie in corso, pertanto se tutta quanta la faccenda fosse semplice così come ci è stata presentata nel primo volume in particolare, la storia sarebbe già bella che finita. Però dal momento che stanno venendo fuori un pochino di dettagli in più, penso che possa avere del potenziale. Però eccoci qui a dire il fatto che, secondo me, la promessa della rosa non ha abbastanza mistero per intrigare qualcuno che non è un fan del genere shoujo, e ha tutta questa serie di cliché che appunto credo che possano essere apprezzati e graditi da lettori di questo genere, che amano le storie incentrate su i protagonisti, che amano anche i cliché caratteriali di questi protagonisti. Lui è davvero il protagonista maschile, oscuro, un po' tenebroso, è il principe che va a salvare la principessa in difficoltà, sostanzialmente. È lui che non riesce ad esprimere il suo affetto se non prendendosi gioco di lei, della sua ingenuità, chiamandola mocciosetta, cose di questo tipo. Se qualcuno apprezza quello che è proprio lo shoujo shoujissimo, credo che un tentativo lo si possa dare a questa storia. Ma se non siete fan dello shoujo, no. No, perché per adesso non c'è nessun altro elemento a cui, a mio parere, potesse appigliare. Questo è un manga shoujo per i lettori dello shoujo che amano i cliché dello shoujo, così come sono le storie della Miyasaka. Se dovessi consigliare a qualcuno un'opera della Miyasaka, così, senza che questo qualcuno abbia mai letto niente di suo,
probabilmente non punterei sulla promessa della rosa, perché ho apprezzato di più altre sue storie. Ma, appunto, per un fan dello shoujo, super shoujo, questo è un manga di intrattenimento godibile e, tra l'altro, la Miyazaki è una maestra del suo genere, perché usa anche a livello di inquadrature e di composizione delle tavole tutti quelli che sono gli elementi tipici dello shoujo, e ha dei personaggi dal design interessante, soprattutto i personaggi maschili sono tutti esteticamente molto belli, e ci sono presentate anche tutta quella serie di tavole fatte apposta perché la lettrice, il lettore pensi, guarda quanto è bello quest'uomo tenebroso, vediamo un po' dove va a finire la storia d'amore. Un altro commento che mi sento di fare è il fatto che questa è la prima opera della Miyazaki con collocazione storica. È un'opera ambientata in epoca Taisho. E qui io capisco che non siamo tutti quanti là Fuyumi Soryo, e quindi non tutti mobilitano tutti quanti gli accademici del Giappone per fare un volume di un manga. Ma purtroppo io avevo grande interesse nei confronti di questa storia proprio per il fatto che fosse ambientata in un'epoca passata. Purtroppo secondo me manca un po' di atmosfera, vale a dire che è chiaro che si è ambientato nel passato, perché anche elementi proprio della storia non avrebbero senso se non fossero ambientati nel passato, e ci viene ripetuto che ci sono delle regole da rispettare per il matrimonio, delle regole che riguardano il comportamento delle signorine per bene, delle regole che riguardano lo sposarsi in generale, tutto il resto, quindi è chiaro che siamo nel passato e ci sono dette delle cose che ci fanno capire un po' di quest'epoca, ma manca l'atmosfera, manca quella cosa in più che leggendo questo manga ti fa dire sì, questa è una storia che potrebbe essere ambientata solo in quell'epoca lì. Perché talvolta, appunto, leggendo questo manga, con le dovute modifiche, potrebbe essere anche un'opera commedia scolastica, uno slice of life contemporary. E quindi questa è una cosa che mi è dispiaciuto un pochino, però è la prima opera che questa mangaka fa, diciamo, ambientata in questa epoca storica qui, quindi insomma, nonostante manchi l'atmosfera, visto che l'intento della mangaka chiaramente non era quello di raccontarti una storia per farti la lezione di storia o per farti una ricostruzione storica, ma è quella di raccontarti una storia d'amore, la vicenda dei due protagonisti, ci può stare questa cosa, ma se un lettore fosse interessato in particolare al fatto che è un manga ambientato nel passato, forse potrebbe rimanere un pochino deluso da questa cosa qui. Anche perché appunto mi era capitato già di notare questa mancanza di atmosfera, che è un po' quella che accade ad esempio in un altro titolo sempre edito da Planet Manga qui in Italia, che è Moriarty the Patriot, che è una storia attualmente in corso che vede come protagonista Moriarty di Sherlock Holmes, e la prima cosa che mi era saltata agli occhi guardando le tavole di quel manga in particolare era proprio quello che mi è accaduto leggendo La Promessa della Rosa, cioè manca un po' di atmosfera. Manca quel qualcosa in più che quando un lettore si mette a sfogliare il fumetto lo fa dire: ah, questo qui è proprio ambientato in quest'epoca qui e non potrebbe essere altrimenti, no? Ecco, qui al di là del fatto che sì, sono vestiti in un certo modo, ci sono i cavalli, ci sono le regge e tutto il resto, non lo so. Non mi ha restituito proprio quella sensazione di essere in un'altra epoca completamente, che in genere cerco nei manga che non sono ambientati ai giorni nostri. Ma a parte questo, come vi dicevo, è un buono shoujo da un'autrice che è stata, di cui abbiamo letto diverse opere, che appunto sono state portate in Italia, che se appunto se siete fan della Miyazaki o super fan dei cliché dello shoujo, questo può essere comunque una buona serie alla quale approcciarsi. Io ho cercato di essere più esaustiva possibile per dirvi un po' cosa ne ho pensato io. Vi ringrazio per avermi ascoltato anche in questa video recensione e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, Bad Comics!